Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire insieme a voi questo orologio che segna sia le ore, i minuti e i secondi, ma funge anche da datario, da rilevatore della temperatura e da sveglia. Ve lo vado a presentare, vi dico che l'ho acquistato su Amazon ad un prezzo contenuto di circa 30 euro e tra tutti i prodotti che ho trovato su Amazon questo mi ha convinto maggiormente per il fatto che vengono segnati i secondi e non ci sono recensioni negative che lamentano il fatto che abbia problemi o quant'altro. Sono già andato a testarlo, ma andiamo a guardarlo insieme. Innanzitutto arrivo all'interno di questa confezione ben gillata, abbiamo i vari tipi di orologi che l'azienda commercia. Arriva all'interno questo cavettino con appunto la testa USB e lo spinottino che va all'interno dell'orologio, della sveglia, e poi c'è anche questa presa che dovrebbe essere inglese e che non ci serve perché appunto se abitate in Italia. Questo non è un problema perché avevo comunque un alimentatore da parete normalissimo, potete usarne uno normalissimo dello smartphone per attaccare appunto questo orologio sveglia datario, rilevatore della temperatura che funziona con l'elettricità, quindi non ha le batterie. Anche questa è una cosa che mi ha colpito e quindi mi ha indotto a acquistarlo. Avete qua in alto il bottone per andare a girare tra le varie schermate, temperatura, datario e orologio. Andiamo a vedere un attimo da vicino. Questi sono i tasti con cui voi potete andare a diciamo gestire le varie opzioni, tra cui togliere il volume, potete andare a impostare la luminosità media alta dell'orologio, potete andare a agire sulle impostazioni dell'ora e della data andando a switchare qui sulla sinistra, come anche potete ovviamente gestire la sveglia o spegnerla e accenderla andando a switchare qua o all'allarme off, allarme on. Insomma, è anche comoda perché potete posizionarla sulla scrivania ma anche sulla parete, visto che ci sono i fori. Penso che l'andrò ad applicare sulla parete anche perché l'ho acquistata per l'home gym, quindi avere un orologio che mi permetta comunque di tenere d'occhio anche i miei recuperi, il mio allenamento, anche se ovviamente c'è un timer, quindi mi interessava comunque avere qualcosa in più. Qua c'è il sensore della temperatura e qua entra lo spinottino. Come vedete c'è anche una batteria che serve per fare un backup, memorizza praticamente i dati, qual è l'ora, la data, quando andate a staccare dalla corrente la sveglia all'orologio, così che appunto resta memorizzato. Andiamo ad attaccarlo alla corrente così vi faccio vedere. Non rende veramente tanto in camera appunto perché il verde è davvero bello luminoso. Comunque devo dire che è un verde appunto verde, non questo bianchino verde che si vede dalla telecamera. Magari dopo vado a spegnere la luce e vediamo un attimo se cambia. Come vedete c'è la temperatura 23 gradi, la data segna l'anno, il mese e il giorno, e qua abbiamo l'ora. I secondi scorrono. Adesso io ho impostato la modalità che fa girare appunto i tre display, le tre schermate, data, temperatura e ora. Ma si può anche tenere fisso o la data o l'orologio o la temperatura. Qua in alto potete comunque girare e come vedete c'è anche la possibilità di impostare la sveglia. Potete gestire anche la luminosità, come vi dicevo inizialmente, magari vi faccio vedere un attimo la luminosità media. Forse così si vede un attimo meglio il colore. Ecco, il verde. Questa è media. Adesso vado a metterla bassa, media e alta. Lo so, non è facile dalla telecamera capire la differenza, comunque rende. Qua c'è una pellicola, comunque si va a togliere, è protettiva e
E niente, potete ovviamente trovare tutte le informazioni sul librettino, su come si cambiano i vari settaggi. È davvero intuitivo, ci sono riuscito senza problemi in alcuni minuti. Per il resto non c'è che dire, mi ha colpito. Le dimensioni comunque sono quelle riportate sul link nella pagina del venditore, link in descrizione, trovate tutte le informazioni, quindi misure veritiere, lo andrò ad attaccare sulla parete. Se avete domande non esitate a pormele, ci vediamo alla prossima review.